fai a svegliarti questa mattina con la nausea, l'emicrania? Com'è stato interessante? Com'è stato interessante? Sono io, uno dei miei me, un testimone di Geova, i miei nervi, che non sono intero quando cammino, quando parlo ad un amico, quando pure mi di testa, quando mi sono una ragazza che forse mi interessa, ma forse no, forse sì, forse no, cosa voglio? Cosa mi manca? Quale altra domanda soddisfa questo buco nello stomaco, questa fame di espansione? Oh no, cosa c'è? No, no, niente, niente, no, 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 ma forse, forse, dai, dillo, forse che, cosa c'è? Forse credo in Dio? No, non l'avrei mai detto, probabilmente tutto è questo, tutto ciò che mi rende incompleto ora ha un nesso, Dio, la suprema risposta ad ogni quesito, il momento in cui dico, adesso ho capito, sì, ne sono certo, io credo in Dio, Dio s'ordine, ora come faccio a dirlo a mia madre, a mio padre, a mia sorella, ai miei amici, come faccio a spiegarlo ai concerti? Ehi ragazzi, credo che esista un essere superiore che ha generato tutto, no, aspetta, 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 io sono un mago, Dio non può essere un mago, Dio è stata la scintilla che ha portato l'universo ad essere generato, non può essere una persona, non può somigliarmi come umano, non può avere la barba, il triangolo in testa, l'abito bianco, no, questo non è il mio Dio, il mio Dio è un'entità con la coscienza, una forza che scorre per tutte le cose, no, nemmeno così, altrimenti sarebbe solo una stupida morale da porre al caos, e a me il caos piace un po', quindi cos'è Dio per me? È un insieme di forze, quindi sono politeista, non dire cazzate, forze come energie disseminate nell'universo, nel sistema solare, quindi Dio degli elementi, è un legame di tutto ciò che esiste, un algoritmo complessissimo, sì va bene, ti credo, vai a prendere il trapano, la matematica mi piace, ma non ho voglia di studiarla, che cos'è? Se non risolvo un'integrale, Dio si arrabbia? E cosa succede? Prendo 5 nel compito, e quando arriva il Messia? Quando gli scienziati che stanno studiando riescono a chiudere la mia teoria? Hai ragione, forse non credo in Dio, sono solo una persona molto disordinata, a cui non basta mai lo spazio, sbagliato, tu non sei una sola persona, giusto? Hai bisogno di parlare con qualcuno di esterno al tuo sistema, identifichi con il vocabolo degli altri, e parlare di cosa? Ma è ovvio, della giornata. Esistono quattro tipi di adesso. Il primo adesso, cioè adesso, il momento in cui sto scrivendo il testo sul mio blocco da disegno, seduto in sala passeggeri a Roma Termini, aspetto un cambio di 6 ore, sono le 12:47 del 1 maggio 2010, sono da solo, vorrei non esserlo, e per questo lo sto scrivendo così, grazie al meccanismo della discografia potrò raccontarlo a un sacco di persone. Poi il secondo adesso, il momento in cui io parlo, Enrico registra, in cui sentite la mia voce, non proprio questa, sebbene le parole siano state scritte nel primo adesso, non in questo, quindi nel primo adesso mi chiedo cosa succederà nel